momento migliore, abbiamo fatto un bel secondo tempo, il primo tempo abbiamo fatto un po' fatica. Il San Francesco ci ha messo una pezza in almeno tre occasioni. Nel secondo tempo invece abbiamo fatto una partita da dertone. abbiamo giocato bene, ho rivisto un bel dertone con tre clamorose occasioni. Loro coi cambi ci hanno spezzato il ritmo, ci hanno... è stato bravo il loro allenatore a spezzarci il ritmo e non permetterci di giocare. Poi è arrivato dopo che ci siamo arrivati al pareggio è arrivata questa mazzata finale Sì, eh, abbiamo fatto un primo tempo così e così eh, un po' leggermente timorosi eh, mentre secondo tempo secondo me siamo andati a prendere le alte abbiamo fatto eh, una buona gara abbiamo avuto parecchie occasioni da gol eh, non le ho contate ma erano parecchie specialmente con Gueye eh, quindi vuol dire quando poi non fai gol eh, eh, alla fine rischi e come è già successo in altre partite prendi gol alla fine e perdi la partita il tuo cambio ha prodotto molto, l'uscita cambiare diallo con Luzzetti, cioè cambiare Luzzetti con diallo e poi spingendo sulla destra Ranguei, insomma le quattro punte, secondo tempo hanno prodotto prima del gol tre azioni clamorose che potevano avere miglior fortuna, come dicevi prima. Però io nonostante tutto, come parlavo prima col mio collega Marco, noi, noi siamo contenti quest'anno. Al di là di non ho capito le, par le parole che magari tra voi e la tifoseria vi siete detti, però, noi, noi personalmente siamo contenti, abbiamo 20 punti più dell'anno scorso, siamo ancora nei play out, nei play off, giusto Marco? Quindi per me, al secondo anno di Serie D, per me non una stagione positiva. Di più, sei d'accordo, Marco? Io you sì, Detto adesso, dopo dieci minuti che è finita la partita, che abbiamo perso, insomma, no, non sono de, de, del, dell'umore giusto no, per essere positivo, perché voi mi conoscete benissimo eh, tanti anni che alleno, però non riesco a sopportare la sconfitta e me la porto avanti non per ore ma per giorni e quindi non lo so se abbiamo fatto bene o male quest'anno. L'unica cosa che so è che nel secondo tempo i ragazzi hanno dato quello che avevano. E poi ci sta che, come dico sempre, in alcune partite basta poco per vincerle, in altre come oggi bisogna fare tanti tiri per poterla vincere. Diciamo che l'avevamo messa a posto, mancava pochi minuti, hanno avuto una pallina attiva e hanno fatto gol. Eh, questa cosa qui a noi, in 36 partite, non è ancora mai successo di fare gol alla fine e rubacchiare una partita. però speriamo che nelle ultime due ci capiti. Mister, non ti è parso che il primo gol sia vizzato da un fuorigioco? E non lo so, guarda, io devo essere sincero, eh, io devo a, a tutti i costi dare una mano ai, ai miei ragazzi che sono in campo, quindi non mi lascio mai prendere eh, da idee strane tipo l'arbitro ha fatto, l'avversario ha fatto, quello ha detto. Cerco sempre di stare concentrato a livello tattico sulla mia squadra perché perché è giusto così come odio essere mandato via dal campo, dall'arbitro, io non mi rivolgo mai all'arbitro perché poi lascerei i ragazzi da soli, in questo caso non lo so se fuori gioco o no, poi lo guardo dopo nelle immagini, nelle vostre immagini, perché ripeto, quando, quando prendiamo un gol sono subito pronto per pensare tra la prima e il secondo che cambi fare tutto quanto, io non sto a pensare al fuori gioco. Miss Mara sarà al lavoro per, per, per poterci estrapolare questa equazione del gol, anche perché qualche tifoso che era dalla parte del... Del bar ha detto che era chiaramente un fuorigioco, ma non di un metro o due, ma lampante. Beh, questo dispiace, però fa parte del calcio. Se, se c'è stato un errore da parte dell'arbitro, questo eh, fa parte del calcio. Però ripeto, avevamo, abbiamo fatto un buon secondo tempo, abbiamo avuto più di un'occasione. Mi sembra che sia Todisco che Procopio abbiano messo in mezzo parecchi palloni. Eh, ha avuto un'occasione, ma forse 3-4 occasioni guai anche di testa, che è la sua specialità. Eh, ne ha avuto un paio di allo di cui uno poi ha fatto gol con. Eh, Col mancino e meno male col mancino perché con destro non, momentaneamente non riesce a calciare per vari problemi. Quindi ero, ero abbastanza contento del pareggio, anche se non mi soddisfa. Poi è arrivato a quella, a quella, quel gol alla fine che sinceramente non me lo sarei aspettato. È arrivato Diallo a 16 gol che non aveva mai fatto in carriera, anzi credo che non fosse neanche arrivato a ah, doppia cifra. Tanti giovani, fra cui Gagliani Luzzetti, sono stati praticamente valorizzati. Ecco perché ti dico che per me siamo ancora nei playoff. Perché Bra e Casale, forse il Bra ha perso, il Casale ha pareggiato. Quindi siamo sempre nei playoff, siamo sempre ai quinti. Ce la possiamo ancora giocare alla grande. Per me, stagione positiva. E ti ripeto, Gianni. Te lo dico a fine, a fine anno, la stagione se è positiva o meno. Diciamo che adesso rimaniamo concentrati. Finalmente abbiamo una settimana completa da martedì a sabato per preparare la partita con la Sanremese e speriamo di recuperare anche qualche calciatore. Con due partite meravigliose da giocare, noi non siamo vittima predestinata né con la Sanremese né con il Novara, perché abbiamo dimostrato con le grandi, vero Marco, di essere di essere grandi anche noi invece le piccole le patiamo sono d'accordo anche se mh, oserei dire che questa squadra qui non è una squadra piccola è solo piccola in, secondo me in classifica ma leggendo i nomi dei singoli calciatori e andando a analizzare il loro curriculum secondo me sono calciatori importanti calciatori importanti Marco, viene il mio posto? abbiamo fatto cambio questa volta visto Solo una per, complet per completare Mister è ovvio che tu non possa essere oggi chiaramente soddisfatto. Hai perso al novantesimo un'altra volta il coppi e questo fa malissimo. Le ultime due, però, Mister, arrivano contro due squadre importanti che non hanno, però, più l'obiettivo da consacrare. Questo può essere anche un vantaggio nei nostri confronti, cioè trovare una Sanremese che per forza di cose non se la lotterà come prima, perché il campionato ormai è andato. Sì, adesso io no, non faccio mai questi calcoli perché, perché mi ci metto ne, nei panni dell'allenatore della Sarremese e io verrei qua e, e giocherei la partita, sicuramente non vengo qua per perdere, quindi penso che anche il mister della, della Sarremese fa lo stesso modo. Eh, no, noi abbiamo ancora due partite, ci sono sei punti a disposizione, se non sbaglio abbiamo tre punti dalla, sì. dalla sest'ultima, quindi siamo ancora in corsa. Siamo nel secondo obiettivo, perché siamo partiti per salvarci. Da Natale in poi avevamo pensato, appunto eravamo quasi salvi di pensare a fare i play off e quindi siamo ancora dentro e ci sono ancora due partite e dobbiamo dare il massimo. Ti libero, mister. Grazie. Grazie a te, buona giornata. Grazie. Franci, sconfitta bruciante, alla fine forse non ce l'aspettavamo, raggiunto il gol dell'1-1 ci si è rotto il fiato in gola, insomma quel gol dell'1-2 è veramente una mazzata psicologica anche per un finale di stagione che adesso si va veramente rovente. Sì, hai detto, hai detto bene, non ce l'aspettavamo, secondo me abbiamo fatto un secondo tempo importante sotto tutti i punti di vista, abbiamo raggiunto il pareggio che forse ci stava anche stretto per il secondo tempo fatto, poi, alla fine, abbiamo preso questo gol che effettivamente ci ha, ci ha tagliato le gambe moralmente, anche perché i ragazzi nello spogliatoio sono mareggiati per come è andata la partita e anche visti gli altri, gli altri risultati. Però il calcio è questo: bisogna rialzarsi e pensare alle prossime. Ecco, campionato ancora aperto per noi, chiaramente restiamo nella zona playoff. Che cosa vi siete detti alla fine anche con i tifosi, che ovviamente rimangono mareggiati esattamente come voi? È chiaro che adesso il desiderio è riuscire a centrare questi playoff. I tifosi hanno il nostro stesso umore ed è giusto che lo manifestino, siamo, siamo lì in quella posizione da tutto il campionato, è normale che loro manifestino la loro amarezza, la loro paura di non chiudere in questa posizione, ma come spogliatoio abbiamo lo stesso timore, le stesse responsabilità, perché ci meritiamo di chiudere il campionato in quella posizione che abbiamo occupato tutto l'anno, che per noi sarebbe... Per noi, per la società, per i tifosi sarebbe un orgoglio. Non dobbiamo mollare, mancano due partite durissime e dobbiamo rialzare la testa, ricaricarci e provare a raccogliere quello che tutto l'anno abbiamo, abbiamo meritato. Ecco nel primo tempo decisivo come al solito, la verità è che però forse è mancato qualcosa anche in termini di atteggiamento il Ticino era arrivato qui forse con una fama anche maggiore, insomma nel primo tempo li vedevamo meglio poi grande risposta nel, nel secondo tempo però resta di fatto che uno dei due tempi forse è stato dato alla squadra avversaria Sì abbiamo regalato un tempo come ci capita, ci capita spesso, il Ticino è una squadra di qualità, occupa una posizione di classifica che vediamo tutti, però c'è giocatori importanti e noi probabilmente li, li volevamo aspettare per poi ripartire, sfruttare quelle che sono le nostre caratteristiche, non ci siamo riusciti, secondo tempo ci siamo riorganizzati per provare a prenderli alti e recuperare palla il prima possibile. È stata la chiave di lettura giusta, purtroppo abbiamo fatto solo un gol e ne abbiamo preso uno alla fine. Adesso San Remese e Novara, che di fatto non hanno più il loro obiettivo principale, però il Dertona è chiamato a un'impresa: almeno vincerne una delle due. Sì, conta e non conta l'obiettivo principale perché a nessuno piace, piace perdere, come non piace a noi, sicuramente non piace neanche a loro. Affrontiamo due squadre forti che hanno comandato il girone tutto l'anno, noi con le squadre forti abbiamo sempre fatto grandi partite, penso che tireremo fuori l'orgoglio e faremo il massimo come sempre è stato perché questa squadra penso che si possa dire tutto tranne che, che non abbia disputato partite senza, senza l'impegno daremo quello, tutto quello che abbiamo e oltre per cercare di far contenti i nostri tifosi e poi anche noi stessi perché credimi che <ride> o, o, raramente in carriera ho incontrato giocatori che ci tengono così tanto a raggiungere questi, questi playoff Perciò speriamo tutti insieme di, di fare due grandi partite. Grazie Franci. Grazie a voi.